Dai che stendiamo questo telo in juta, vediamo un po' come va. Certo che l'inizio è promettente, in un attimo, in 2 secondi, abbiamo steso una decina di metri di pacciamatura. Ve ne parlo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Abbiamo iniziato un po' diversamente questo video. Allora, mi era capitato di vedere la pubblicità di questo telo in juta, juta riciclata. Ho contattato il produttore, gentilmente mi ha inviato un campione, ve lo volevo presentare. Questo è un telo di feltro ottenuto al riciclo delle fibre dei sacchi del caffè verde. Quindi tutto materiale riciclato, viene poi lavorato, ripulito, ritessuto e è completamente biodegradabile al 100%. È fatto in fibra di juta, ovviamente, e ha delle caratteristiche molto molto interessanti. Adesso ve le accenno. Allora, questo telo pacciamante è realizzato al 70% di juta e al 30% di lana. È permeabile alla pioggia, trattiene l'umidità. Non si surriscalda e non riscalda il terreno neanche le piantine sottostanti. Ha uno spessore che va da 5-8 mm, non si strappa e dura sino a 18 mesi, 12-18 mesi. In realtà vedremo più avanti la durata. Questo è soltanto un video di presentazione, perché così se vi può interessare sapete di cosa stiamo parlando, insomma. Allora, perché mi ha interessato questo prodotto qui? Perché fino adesso io ho utilizzato i teli traspiranti in plastica che durano molti anni e su quello sono ancora convinto della loro utilità, soprattutto perché appunto utilizzandoli più anni non li butto immediatamente dopo l'utilizzo e riesco a attutire un po' l'impatto che ho sull'ambiente. Questo è un altro prodotto ovviamente e sono curioso di vedere il modo d'uso, che adesso lo vediamo insieme. Allora, ho steso l'ala gocciolante, ho messo il compost, ho steso lo Yutatex, adesso in prossimità dei gocciolatoi tagliamo e mettiamo le piantine. È venuto il momento di trapiantare le piantine, sotto ho messo l'ala gocciolante, mi tengo a distanza, allargo un po'. Ora se si apre questa parte bene, se no va bene lo stesso, insomma. Come vi dicevo, non so se l'ho detto in questo video, non uso più lo spago, quello lì in plastica, sto usando questo qui di materiale completamente biodegradabile. È lo stesso che ho usato per legare i pomodori, col metodo col filo. Ecco qua. Bene, una volta messa la piantina io semplicemente richiudo e adesso vediamo come va. I risultati li potremo vedere soltanto tra un po'. Adesso vado avanti a trapiantare nel terreno, ne ho messi già un po' e vi faccio sapere poi mano a mano, e se mi seguite su Instagram vi faccio poi la cronostoria di questo Yutatex, vedere un po' come si comporta nel giro dei mesi a seguire con le piogge, le innaffiature e quant'altro. Al momento mi sto trovando molto bene con lo Yutatex, ha un costo importante, allora a me ne sono arrivati in test 15 metri e va bene. Sono in vendita i rotoli da 30 metri per 1 metro di larghezza, costano circa 70 euro più IVA, ma lo vedremo poi col tempo, tanto il prezzo è questo, poi ognuno tira le proprie somme, dai. Bene, dai, era solo una preview, grazie per essere stati con me anche oggi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.